Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Umberto Cavallari di Porto Tolle, dove tra pochi minuti, 5 circa, andrà in scena la sfida tra i padroni di casa del Delta Porto Tolle e il Trento, capolista del girone C di Serie D, con 40 punti sin qui conquistati. Partita ad altissimo coefficiente di difficoltà per la formazione di mister Carmine Cheparlato, che però è reduce da uno straordinario filotto di risultati positivi. Breve consulta tra il direttore di gara e i suoi assistenti, tutto è pronto, inizia Delta, Porto Tolle, Trento con il braccio alzato, la battuta tagliata, centrale rigore, a cercare testi tra notti, colpi in testa tra i notti e c'è la respinta sulla linea, la palla resta viva, la conclusione del gol, Aliu immediatamente sblocca il risultato, 2 minuti e 15 del primo tempo, Trento in vantaggio, due che vanno ad attaccare l'area, ci sarà un gioco di blocchi, ovviamente la battuta di Gatto, palla tagliata, centrale rigore, c'è l'uscita incerta, la palla resta lì, la conclusione questa volta da parte di Ferri Marini, poi c'è il tiro di controbalzo di Caporal, corta con acquista pace, invece andrà con il destro con traiettoria a rientrare, va con il destro traiettoria a rientrare al centro del rigore, lo stacco tra i notti che spizza il pallone, manda fuori, giri gli avversari, ancora Pelliello, il traversone secondo palo, il colpo di testa in Bup e la grande parata di Cazzaro. Marini, Ferri Marini a contrasto con Bup, la palla resta viva, attenzione, arriva Belcastro, il controllo a seguire, Belcastro in area, il tiro e la palla alta sopra la traversa, Trento che torna in possesso della sfera, fase un po' convulsa, prova a mettere ordine nel traffico, Belcastro che con un ombrero e una sterzata si libera di Pelliello con acquista pace, ancora palla tra i piedi di Cicarvic che prova a cambiare campo per Pelliello, attenzione Pelliello in area di rigore, il traversone a centro area, non ci arriva Barone che entra in area di rigore, doppia sterzata di Cicarvic che però viene raddoppiato bene dai giocatori, guadagna il fondo Cicarvic, va Trento a terra e c'è calcio di rigore ed è una decisione che lascia un po' sorpresi, poi Cicarvic contro Cazzaro, rincorsa dritta, poi passo verso sinistra, la conclusione di Cicarvic che lascia partire un mezzo scavetto con palla che si insacca al centro della porta in mezzo al campo, ma il contrasto è stato evidente, palla adesso per Strada, uno contro uno con Dionisi, attenzione Strada in area di rigore, la conclusione e tra i notti di passare sul 2-0, il traversone intanto di Caporali, il colpo di testa di Aliu, tempo Galazzini per Belcastro, limite alla rigore, uno contro uno, passo doble, la conclusione a giro di Belcastro con il mancino, però su segnalazione del proprio assistente ha deciso che dovesse essere il Trento a battere il fallo laterale, Trento che è sopra la distanza, il cross di Caporali, il colpo di testa di Aliu che gira il pallone verso il secondo palo fuori dell'area di rigore, poi resta in marcatura, attenzione Belcastro soffia il pallone contro piede, situazione di 2 contro 1, Belcastro in area di rigore per Caporali, la conclusione, l'intervento in difesa miracoloso, ha effettuato un intervento difensivo che vale quanto una rete, Trento che resta ancora in avanti con il tiro di Gatto che diventa un assist per Belcastro, il tiro e poi c'è la deviazione di Ferri Marini e 2-1, ha segnato Ferri Marini che poi si toglie la maglia ed esulta Ferri Marini sugli sviluppi del traversone del tiro di Gatto, lo slalom entra in area di rigore, c'è una caduta, Belcastro, il colpo di tacco, lo splendido scambio, la conclusione di Belcastro, la respinta in bagger, di fatto ma con il Trento in proiezione offensiva, adesso c'è Liu che va a disturbare Mascolo, visto in un paio di circostanze, invece sceglie la battuta direttamente a centro area, stacca Liu il cui contributo è fenomenale, adesso attenzione c'è una palla che arriva in area di rigore, adesso va in caccia del pallone Belcastro, palla ricacciata in area e in qualche modo riesce a contrastare efficacemente Contessa e poi c'è un intervento assolutamente calcio di punizione battuto da Episcopo che cambia gioco a servire a questa pace, il tocco per Raimondi che dispone di troppo spazio, il traversone in mezzo all'area per Cicarvic, Cicarvic la mette in mezzo, poi arriva questa pace in scivolata da Contessa prova a mettersi in proprio, serpentina in area di rigore, ne salta 3, Contessa all'indietro per Belcastro, limite l'area, conclusione a giro e palla alta sopra la traversa, questa pace per poco non pareggiava, sarà lo stesso questa pace battuta lunga con il mancino, la palla però resta sotto, c'è un intervento, poi c'è la conclusione, Tolle all'interno dell'area di rigore, arriva anche Raimondi, arriva anche Trajkovic, battuta lunghissima a cercare, c'è un primo colpo di testa, la palla resta viva, la conclusione con l'avversario, adesso si scaldano gli animi con Mbop che prova a sveltire le operazioni, c'è Galazzini e l'arbitro dice che può bastare così anche perché nel frattempo è scattato il 51esimo al minuto 96 della partita, il Trento vince, convince e piazza la prima fuga dell'anno perché i 3 punti di oggi consentono alla squadra di mister Carmine Parlato di portarsi a +5 sulla Manzanese.